Sono qui per affrontare i re. Sei pronto a riprendere la nostra terra? Naturalmente. Ma il mio scopo è deporre il re fantoccio. Hai reso tua madre orgogliosa, Alexios. Sei sicuro di avere prove sufficienti per accusarlo? Certo. Raduno gli efori, ci vediamo nella sala del trono. Chi sono gli efori? Non ricordi? Beh, eri solo un bambino. I cinque efori vengono eletti dai cittadini spartani. Hanno potere persino sui re. Sono loro che devi convincere se vuoi salvare Sparta dal controllo della setta. Ci vediamo alla sala del trono. Cosa stiamo aspettando? Mi dispiace per l'attesa. Hai convocato gli efori. Avrai ottenuto una grande vittoria per avere questa folla adorante. Gli ateniesi hanno abbandonato la Beozia. La regione è vostra. Una notizia eccellente! Avevi troppo da fare con le conquiste per scortare il nostro campione ai giochi olimpici, immagino. L'ho scortato fino in Elide, ma ha avuto un incidente in mare. Così ho partecipato io ai giochi e ho vinto una corona per Sparta. Per Nike! Ben fatto. Se non hai che buone notizie da condividere, perché hai convocato gli efori? Siamo qui per assistere a delle gravi accuse. Gravi accuse? Contro chi? Vi comportate come se non lo sapeste. Contro di voi, Pausania. Ho attraversato mari e monti per trovare le prove del tradimento di Pausania. È un membro della setta di Cosmos. Questi traditori hanno intenzione di uccidere centinaia di persone per dominarne migliaia. Ecco le prove. Prove? Che prove? Allora le voci erano vere. Non avremmo mai immaginato che un re fosse così disonorevole. L'onore appartiene alla storia. Meriti la morte per i tuoi crimini. Come osi minacciare un re? Pausania, non sei più re. Da oggi tu sei esiliato da Sparta. Giuro di fronte ad Atena e Ares che ve ne pentirete. Giustizia sarà fatta! Avrai la tua giustizia, re fantoccio! Perdonaci, mio re. Mio figlio non poteva lasciarlo al potere un istante di più. Certo che no. Avete guadagnato la cittadinanza. Sparta è in debito con voi e vi restituisce la vostra casa. Riavrai la tua casa. La nostra casa.
Lasciamo la corte ai suoi affari. Vediamoci fuori. Riguardo a Pausania, sarebbe saggio occuparsi di lui il prima possibile. Lo farò. Dopotutto, è un membro della setta. Ci vediamo a casa quando avrai finito con lui. Con piacere. Ecco Pausania. Re Pausania fa parte... La tua esperienza in Arcadia è stata piuttosto movimentata.